Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi ho fatto il dolcetto per eccellenza delle feste di Natale, il pan pepato. Questa ricetta mi è stata data da una signora che è iscritta al mio canale Facebook e la voglio condividere con voi. Io l'ho modificata un pochino perché non avevo tutti gli ingredienti, ma tanto in info box vi metterò gli ingredienti originali e quelli che ho usato io, quelli che ho sostituito. Grazie infinite, Alma. Mettiamo a sciogliere il miele con il caffè. Ci metto il cioccolato fondente. Nella ricetta originale prevede il mosto cotto, ma io non ce l'ho al momento disponibile. E ci metto il rosolio di cannella, ma potete metterci anche del rum oppure semplicemente dell'acqua. È tutto sciolto bene, adesso metto tutte le polverine e gli aromi, un pizzico di sale, un cucchiaino di zucchero, la cannella in polvere, noce moscata. La ricetta originale non la prevede, ma io ci metto un pochino di coriandolo, pepe nero. Metto i canditi e la frutta secca mista, spezzettata un po' grossa. Adesso bisogna mischiare tutto con la farina. Ci va anche la buccia di arancia o di limone grattugiata. Il cacao in polvere, adesso diamo la forma della grandezza che ci serve. Io le farò piccoline per fare tutti i pensierini di Natale. Ungo un po' le mani, la ciotola la uso per fare le dimensioni tutte uguali. Cuociamo a 150 gradi per 20 minuti. Vi ricordo sempre che potete iscrivervi gratuitamente al canale, condividete sui vostri social, lasciate un like, iscrivetevi anche sul mio gruppo Facebook Le ricette umbre di Marta e non solo, dove potete pubblicare anche i vostri piatti, così vi fate vedere quello che fate. Consultate la playlist su questo canale YouTube, così sarà più facile trovare le mie ricette. Vi ringrazio a tutti perché siete sempre così carini. Questo canale l'ho aperto un po' così per scherzo, invece piano piano sta crescendo e mi dà delle soddisfazioni. Grazie a tutti e vi auguro buone feste.